Abolire le province o riformarle, riducendo il numero di enti e quindi i costi della politica e dell'amministrazione pubblica? Quale destino per gli attuali dipendenti delle province, molti dei quali sono precari e molti dei quali sono funzionari o specialisti con un'elevata professionalità che servono le comunità locali rinunciando magari agli stipendi più alti del settore privato? E poi chi decide se deve esistere o meno un ente intermedio fra i comuni, piccoli o grandi che siano, e le regioni? Decide la politica nazionale, il Parlamento, il governo o le comunità locali hanno ancora il diritto di dire la loro sul come vogliono essere amministrate? Sono questi gli interrogativi che il Consiglio Provinciale di Torino ha affrontato nella seduta aperta che si è tenuta nella sede di Corso Inghilterra, a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali che difendono gli interessi dei dipendenti dell'ente. Presidente Bisacco, un'iniziativa per condividere la preoccupazione dei dipendenti di quest'ente, ma anche per spiegare che cosa sta facendo la politica, chi amministra questo ente, per proporre un modello nuovo di gestione dalla provincia. Sì, abbiamo con il Presidente Saita pensato di fare questo consiglio aperto ai lavoratori perché è evidente che c'è una semplificazione nel Paese, si pensa di chiudere le province pensando ai costi della politica che poi, come abbiamo dimostrato, sono inesistenti rispetto a quelli del Parlamento, del Senato che dovrebbe essere chiuso. Ma in verità qui si parlano di 54.000 dipendenti che sono messi in mobilità e 1.700-1.800 da parte della provincia di Torino. È evidente che questi dipendenti fanno servizi apprezzati da tutti e quindi oggi abbiamo detto e abbiamo testimoniato ai dipendenti che vogliamo mantenere questo patrimonio di servizi fornito ai dipendenti attraverso il fatto che ci possa essere un ripensamento nazionale. Presidente, dalla provincia di Torino, dalle province piemontesi è venuta una proposta di autoriforma del sistema delle province, c'è attenzione a livello nazionale da parte delle forze politiche? Beh sì, sicuramente questa proposta, questa autoriforma era una proposta che va in linea con una volontà espressa, come dire, in passato di riduzione delle province perché obiettivamente sono nate tante province piccole, che sia una proposta di carattere locale obiettivamente ha un grande significato, che ha il valore di ridurre il numero delle province sicuramente, quindi avere dei risparmi, ma contemporaneamente anche di avviare una riforma della pubblica amministrazione nel suo complesso, perché ridurre il numero delle province vuol dire anche per forza di cose ridurre il numero delle prefetture, degli uffici periferici dello Stato, delle Camere di Commercio, e questo obiettivamente è un grande risparmio, quindi mi pare che è un modello, ecco. Perché un ente di area vasta e intermedio fra la Regione e i comuni ci deve continuare a essere? Ma ci deve sicuramente essere, come succede in Francia, come succede in Spagna e in Germania, perché ci sono delle competenze che non possono essere svolte dal singolo comune. Non è che il singolo comune può occuparsi della strada statale, della strada provinciale, dell'asfalto, non è che può occuparsi dei centri per l'impiego, della formazione professionale, non può neppure occuparsi della regione perché è molto distante, quindi c'è un ente che svolge quelle funzioni che il singolo comune non può esercitare.